Benvenuti ad una nuova puntata di Beauty & Makeup. Anche la manicure a Capodanno deve essere curatissima e naturalmente scintillante. Il colore che non tramonta mai è il rosso, ma per dare il benvenuto all'anno nuovo possiamo utilizzare un colore più intenso. Perfette potrebbero essere le tonalità del Bordeaux. Il rosso però non è l'unico colore che renderà le vostre unghie elegantissime. Possiamo provare ad utilizzare un colore più scuro, abbinato a dei brillantini colorati. Prima di applicare la base, sgrassiamo le unghie. Una volta applicata la base, facciamo asciugare in lampada. Applichiamo adesso lo smalto nero sulle unghie, tralasciando l'anulare e l'indice. Vi consiglio di applicare sia la base che i colori in strato sottile e di fare attenzione di chiudere bene le punte. Una volta applicato lo smalto, facciamo asciugare in lampada. Adesso facciamo una lunetta sull'indice e sull'anulare con lo smalto nero. Vi ricordo di effettuare due passate di colore per ogni mano. Lì dove abbiamo effettuato la French andiamo ad applicare dei glitter in polvere colorati. Io utilizzerò il color argento, ma voi potete utilizzare altri colori come per esempio l'oro o il rosso, oppure se volete usare potete utilizzare anche i glitter verdi o blu. Aiuto di un pennellino pulite gli eccessi di glitter. Fissiamo il tutto applicando il top coat. Vi ricordo di applicarlo prima sulle unghie senza i glitter per evitare di trasferire i brillantini sulle altre. In questa puntata abbiamo visto come effettuare una manicure semplice e raffinata per Capodanno. Vi ricordo di scriverci a beautymakeup@lanuovatv.it. Da parte mia e di Carolina, auguri di Buon Natale!